Le conquiste per la parità sono conquiste relativamente recenti, quindi come tali vanno considerate come un patrimonio prezioso ma anche fragile che va difeso, rischia di essere messo in discussione, quindi bisogna vigilare affinché nessuno possa compromettere i risultati delle battaglie che sono state condotte in tutti questi anni. Molti passi in avanti sono stati fatti, la parità da un punto di vista sostanziale è ormai un dato acquisito, dal punto di vista formale è un dato acquisito, non lo stesso si può dire dal punto di vista sostanziale. Sono tanti gli ambiti e settori in cui le donne ancora non godono di pari diritti, di pari dignità, di pari opportunità, di uguaglianza. Penso per esempio al mercato del lavoro. In Italia lavora soltanto una donna su due, al sud soltanto una donna su tre. Sono tante le donne, quasi 10 milioni le donne che restano fuori dal mercato del lavoro e che non intendono entrarvi o rientrarvi perché fanno fatica a conciliare sia vita lavorativa che vita familiare. Questo naturalmente non è soltanto un'ingiustizia, ma è una perdita per tutti, perché le donne rappresentano la metà della popolazione, si laureano prima degli uomini, meglio degli uomini, più degli uomini e quindi rappresentano un giacimento enorme di talenti, di competenze che se sfruttato adeguatamente, se utilizzato adeguatamente, potrebbe contribuire in maniera determinante alla crescita e allo sviluppo del nostro paese.